lasciami! Mio! Lasciami! Dammelo! È mio! L'ho trovato prima io! Bastardo, ti odio! Vasco! Ehi! Vasco! Che c'è? Che hai fatto? Sei rimasto indietro? No. Dov'è tuo fratello? Ce l'avevo io! Che cosa? L'orsetto maggiore. Hai trovato l'orsetto maggiore? Sì, ce l'avevo io, ma è arrivato lui! Chi? Mio fratello! Me l'ha preso! Va bene, ma stai calmo. Senti, prendi questo. Questo è Winnie, la mascotte del nostro villaggio. Tanto un orsetto più bello non troverai. Prendi questo. Sicuramente Gioele non ce l'ha così bello. Sono convinto che il suo è molto più brutto. Ma dai però, non ti posso vedere così. Dai, su, sorridi un po'. E poi, scusami, chi ti dice che quell'orsetto sia l'orsetto maggiore? Che ne sai tu che Gioele ha trovato il percorso? Io so qual è il percorso! Cosa intendi, scusa? Il vero percorso? Sì. Il sentiero è pieno di trappole, è pieno di orsetti che servono soltanto a depistarci. Sai, sono convinto che l'orsetto che hai trovato prima, quello che ti ha rubato Gioele, non era l'orsetto maggiore. Hai sentito il capo, poco prima che partissimo con la caccia al tesoro? Dovete seguire la via dei come si chiamavano? I polliciorsi. Dove siamo? Eccoci. Io voglio trovare il mio stupido fratello! Dai, non è stupido, non dire così. Sì, è stupido. Non è stupido. Sì, è stupido. Non, stupido, non è uno stupido. È una cicala. E tu sei una formica. La conosci la storia della cicala e della formica? Sì. La formica che si impegna al lavoro e la cicala che ozia, giusto? Sì, proprio quella. Noi dovremmo provare ad essere un po' più cicale e un po' meno formiche. Ricordi la corsa con i sacchi? Quando tuo fratello ti ha spintonato 100 volte per vincere? Lui voleva vincere! E quello che voleva ce l'ha fatta! Aveva un obiettivo. Tu che cosa hai fatto? Hai iniziato a lamentarti perché fondamentalmente eri solo più lento di lui e ti sei fermato. In che cosa credevi? Nella giustizia sportiva? In quello speravi? Non esiste la giustizia. Non c'è. Anch'io avevo una cicala in famiglia e ho dovuto sgomitare per vincere. Però alla fine ce l'ho fatta. Cos'è che vuoi tu? Io voglio vincere. Bravo. E vuoi ancora essere una formica? No. Io voglio essere una cicala. Sì, una cicala! Quello che devi essere, una cicala. Questa è l'eterna lotta tra la volontà e il destino. Nostri sono i pensieri, non già i loro risultati. Pensa come una cicala, sì, una cicala. E
solo ozio creativo. Orso maggiore. Hai vinto!